One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 6 ottobre, è l'anniversario della scomparsa di una stella di Hollywood. Prima per talento e per pessimo carattere. Bette Davis. Al secolo, Ruth Elizabeth Davis nasce il 5 aprile 1908 a Lowell, in Massachusetts. Dopo il divorzio dei genitori nel 1921, Betty si trasferisce con la madre a New York. Affascinata dalle luci del palcoscenico, frequenta i corsi di teatro insieme a Katharine Hepburn. Nel 1929 Betty debutta a Broadway. L'anno successivo la premiano come migliore giovane attrice dell'anno. Mandato in pensione il cinema muto, Hollywood recluta decine di attori dai palchi di Broadway. Betty si trova nel posto giusto, nel momento giusto. Parte per Los Angeles, dove firma un contratto di 7 anni con la Warner Bros. 1934. Bette Davis è Mildred Rogers in Schiavo d'amore di John Cromwell. Ritornerà, vedrai. No, non tornerà più. Perché no? Perché ormai l'ho perso. Sei sua moglie, deve pensare a te. Non mi darà più niente. E poi se tornasse non lo vorrei. Dopo quello che mi ha fatto, ho ancora il mio orgoglio. Il ruolo della cattiva fa di lei una vera star. L'anno dopo arriva il primo Oscar. Il successo va di pari passo con il suo caratteraccio. Litiga con i produttori, maltratta registi e colleghi, scarta ruoli normali in favore di parti memorabili. Ma tutto è perdonato di fronte a interpretazioni leggendarie, come quella di una 60enne Elisabetta I, per cui decide di farsi spostare l'attaccatura dei capelli di 5 centimetri. Una regina non ha cuore per amare. Le ore incalcano, gli avvenimenti si succedono e per il trono essa deve rinunciare a quanto fa la felicità di una donna. Leggendaria anche la rivalità con Joan Crawford, che la Davis racconta essere andata a letto con tutti gli attori di Hollywood tranne Lassie. Mentre la figlia Barbara la definisce isterica, alcolizzata e incapace di amare, l'American Film Institute la mette al secondo posto della classifica delle più grandi star della storia del cinema. I suoi occhi che parlano le valgono anche una hit del 1981. Era il Doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.